Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, siamo in collegamento con il responsabile dell'ufficio di promozione turistica del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta, per parlare di un evento importante che ogni anno si tiene appunto a Castellabate, festeggiamenti per San Costabile Gentilcore, il santo patrono a cui insomma tutta la popolazione di Castellabate è davvero molto molto devota. Quest'anno ci sono delle novità, ma prima salutiamo Enrico. Ben trovato Enrico. Ben trovata Raffaella, è un appuntamento fisso ormai con Cilento Channel l'apertura dei festeggiamenti di San Costabile. Negli anni addietro siamo stati proprio nei vostri studi, oggi in questo ambiente proprio virtuale presentiamo questa grande festa di San Costabile, quest'anno purtroppo in versione ridotta. Enrico, ieri appunto, come dicevamo, si sono aperti i festeggiamenti di San Costabile Gentilcore con l'intronizzazione del santo patrono. Un momento davvero di forte fede, nonostante appunto, come dicevi bene tu, il momento delicato legato alla pandemia da Covid-19. Il Covid non ha fermato la fede dei cittadini di Castellabate. No, l'intronizzazione è un momento particolare che vive il castellabatese. Il santo che esce dalla sua cappella nell'arcata laterale, la banda del paese che spontaneamente arriva in basilica proprio con i vestiti quotidiani, non con la divisa. È una tradizione che si rinnova nel tempo. È quello che noi notiamo, che è un fervore che non si spegne mai. Anche ieri è stato un momento emozionante, noi attraverso i mezzi di comunicazione abbiamo ripreso questo momento. È proprio il santo che esce e viene collocato sul suo trono. Quest'anno c'è stato un particolare innovativo, nel senso che San Costabile sarà accompagnata dalla compatrona dall'altra parte della navata. L'altro trono è stato allestito per il restaurato busto di Sant'Irene, che è compatrona di Castellabate, e che è ritornata nel suo rinnovato splendore dopo il restauro, dopo 2 anni. Quindi è stato un momento bello per la comunità rivivere il patrono da un lato e la compatrona dall'altra parte. Assolutamente sì, e c'è anche da dire che questa tradizione, questa fede si tramanda da padre in figlio. Abbiamo visto anche delle bellissime foto di giovani di Castellabate, insomma, con i propri bambini, ed è molto bello. Quelle foto sono proprio la radiografia, la testimonianza di che cos'è il passaggio da padre in figlio, da nonno a nipote, tramandare alle future generazioni la divulgazione del culto di San Costabile, l'unico santo del Cilento. A noi ci piace sempre mettere in risalto questo aspetto. Enrico, come sarà il programma? Quest'anno è un programma che con Don Roberto, che è il presidente, il nostro parroco, Don Roberto Guida e Don Antonio, abbiamo voluto spalmare al carattere squisitamente e fortemente religioso. Ieri sera, per esempio, c'è stato il momento dell'intronizzazione che ha visto la presenza e l'animazione dei comitati festa, perché Castellabate è il paese delle feste, vogliamo dirlo, e ci fa molto piacere, perché sono feste legate poi a tradizioni religiose importanti: la Madonna della Pace, la Madonna dell'Annunziata, la Madonna della Scala, il Beato Simeone. Sono tutti appuntamenti importanti che fanno sì che la comunità parrocchiale viva questi momenti. E questo programma di quest'anno è imperniato proprio sulle famiglie, sui defunti, sugli infermi. E ogni sera il novenario, durante il novenario, c'è questa parte dedicata a queste categorie. Noi giovedì, abitualmente anche quest'anno,
seguendo la tradizione, sarà celebrata la messa proprio presso il cimitero di Castellabate, nella cappella della Società Mutuo Soccorso, che raggruppa tutte le forme di mutualità e associazionismo. Domenica 14 invece avremo il piacere di ospitare un castellabatese doc, l'abate di Montevergine, Don Riccardo Luca Guariglia, che celebrerà proprio la Santa Messa alle ore 10. Come dicevamo prima, quest'anno noi siamo stati bloccati non solo dalla pandemia, ma dalla concomitanza del calendario liturgico. Basti pensare che la vigilia sarà Carnevale, il 17 ricade proprio Quaresima e le Sacre Ceneri, un momento proprio di sobrietà della Chiesa. E quindi la festa solenne, squisitamente religiosa, sarà spostata a giovedì 18, dove il nostro vescovo Ciro Miniero presiederà la celebrazione eucaristica, che, manco a farla apposta, poi sarà seguita dalle telecamere di Cilento Channel. Enrico, c'è un altro progetto molto interessante legato a questo santo, a San Costabile Gentilcore. Ne vuoi parlare ai nostri telespettatori? È un progetto legato alle Cinque Porte. Di cosa si tratta? Sì, questa è un'iniziativa che rientra nell'ambito delle nostre attività, cioè far conoscere il santo protettore attraverso la storia del territorio. E noi abbiamo voluto, insieme ai portatori di San Costabile, a proprie spese, voler collocare all'ingresso delle cinque antiche porte del borgo medievale l'effigie di San Costabile, una bellissima maiolica che è stata realizzata da un artista, Michele Della Rocca, e quindi dalla Porta dei Cavalieri, snodando un percorso storico per Porta di Mare, Porta di Piazza, Porta Sant'Ostasi, Porta degli Bovi, abbiamo collocato queste maioliche che raffigurano il santo protettore di Castellabate. Ci piace definire questo nostro progetto un mix tra storia, cultura e religione, perché queste tracce di memoria faranno sì che le future generazioni, passando per queste porte e trovando questa ceramica che raffigura Costabile Gentilcore, potranno continuare nella divulgazione e soprattutto nella conoscenza della storia locale. Questo è uno dei nostri primi progetti che abbiamo avviato, una delle nostre prime attività che danno ancora di più valore a uno dei borghi più belli d'Italia, che è Castellabate, con il suo centro storico. E la figura di Costabile Gentilcore, quarto abate benedettino, è la testimonianza viva di quello che è la storia. 1123, oggi 2021, la tradizione continua e continua la devozione e la fede per questo santo, che noi definiamo uno di noi. Enrico, accanto a queste maioliche c'è anche una scritta, insomma, che spiega la motivazione della presenza appunto di questa figura di San Costabile Gentilcore, oppure avete previsto magari in futuro anche un percorso con una guida che possa spiegare ai turisti, ai cittadini, a chi insomma vorrà conoscere questa bella iniziativa, insomma un tour dedicato? Certo, questa è una delle nostre, proprio dei nostri obiettivi, cioè la conoscenza del borgo antico attraverso proprio una visita guidata che immerge il turista nella storicità, nella storia del borgo. Porta di Mare, Porta dei Cavalieri sono i primi avamposti che vengono dal mare. Porta degli Boli è la porta che si affaccia sulle catene montuose alle spalle di Castellabate. Porta Sant'Ostasi è un ingresso che sta al di là delle cinque porte. E
un progetto, come ti dicevo prima, che ha una forte valenza culturale e che rientrerà in un percorso guidato, perché noi poi con questo studio che stiamo avviando attraverso il professore Malzone, che è il nostro ricercatore storico, attraverso l'impegno e la volontà delle associazioni presenti sul territorio, attraverso il gruppo dei portatori San Costabile e il comitato festeggiamenti, tutti ingredienti che servono e sono l'essenza vera e propria della storia di Castellabate, la cultura e la storia di Castellabate. Perfetto, Enrico, prima di salutarci, insomma, vogliamo lasciare un messaggio a tutti i cittadini di Castellabate che si apprestano, insomma, a vivere questo momento fondamentale, importante per la comunità, certo. La speranza, insomma, che tutto possa davvero terminare al più presto per tornare alla normalità e a vivere questa festività come si faceva un tempo. Raffaele, io ti dico solo un piccolo particolare, racconto un piccolo particolare per le persone che seguono Cilento Channel e sono tante, anche attraverso i mezzi di comunicazione, per i castellabatesi sparsi nel mondo, per i castellabatesi che vivono lontano da Castellabate. Noi festeggiamo due volte San Costabile, a febbraio con la festa patronale e la terza domenica di ottobre. Quest'anno il busto argenteo di San Costabile noi non l'abbiamo collocato nella sua nicchia particolare. Per la concomitanza con la pandemia anche il busto argenteo è stato collocato nella nicchia due giorni fa, proprio perché il popolo fedele chiede protezione al nostro santo. E anche in questo caso c'è stata una concomitanza ieri che potete anche attingere dai post su Facebook. Mentre suonavano le campane che annunciavano l'intronizzazione di San Costabile, veniva dichiarato Castellabate Covid free, l'ultimo negativizzato. Sono concomitanze che rafforzano ancora di più il nostro rapporto, il nostro legame con questo santo del Cilento che è nato a Tresina. E per noi sono segnali molto forti che ci danno ancora di più energia, passione e cuore nel continuare in queste azioni. Cosa importante, la messa del 18 sarà ripresa dalle telecamere di Cilento Channel sul canale 636 del digitale terrestre. Quindi anche questo è un modo per entrare nelle case per tutte le persone, perché dovremmo fare gli ingressi contingentati in chiesa, quindi saranno i posti riservati alla capienza della chiesa. Quindi è un messaggio che noi vogliamo lanciare a tutti gli abitanti di Castellabate, tutti i castellabatesi sparsi nel mondo che seguono Cilento Channel attraverso i nostri canali di comunicazione. La messa sarà trasmessa alle ore 11 dalla Basilica di Castellabate con il Vescovo Ciro Miniero per la solennità di San Costabile 2021. Assolutamente sì, Enrico, e noi vi ringraziamo, ecco, per darci la possibilità di trasmettere questo evento così importante, direi anche a livello internazionale, perché Smart TV riescono a vederci da tutto il mondo, quindi tutti i cittadini di Castellabate che vivono oltre i confini, insomma, della nostra Italia potranno tranquillamente sintonizzarsi e seguire questo momento di fede molto bello e sentito. Io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e per aver fatto un po' il punto della situazione su questa festività, come abbiamo detto già più volte, sentita dai cittadini di Castellabate, e continueremo, insomma, a seguire in questi giorni le festività per aggiornare i cittadini di Castellabate e far vedere, insomma, come procedono i festeggiamenti. Grazie ancora a Enrico Nicoletta, che tra l'altro, oltre ad essere responsabile dell'ufficio di promozione
promozione turistica del comune di Castellabate e anche componente ecco, di uno dei comitati che seguono appunto i festeggiamenti per il santo patrono di Castellabate. E complimenti anche per il tuo impegno che ogni anno ci metti per far sì che questa manifestazione possa realizzarsi. Grazie. Grazie a voi.